Se Modena può fregiarsi di una meravigliosa statua del Malatesta raffigurante il nostro Ludovico Antonio Muratori, anche Vignola non è da meno. Nell'atrio d'ingresso del comune di Vignola fa bella mostra di sé una statua che è stata una delle prime, un modello che è servito poi alla realizzazione di quella di Modena. Questa statua per anni è stata ospitata nell'atrio della Scuola Media Muratori ed è proprio la Scuola Media Muratori oggi la protagonista della nostra pillola. La storiografia e gli studi archivistici hanno come padre Massimo Ludovico Antonio Muratori. Ludovico Antonio Muratori amava studiare e ha fatto di questo la sua vita, la sua passione principale. La nostra scuola Ludovico Antonio Muratori non può essere che degna erede dell'amore per lo studio del nostro padre. Oggi andiamo a incontrare la preside, la professoressa Maugeri, ed alcuni dei suoi insegnanti che ci hanno aperto i laboratori, le aule, le porte della scuola, sia della succursale che della sede centrale, per farci conoscere il loro modo di lavorare. La nostra scuola negli anni è cresciuta come punto di riferimento di tutto il territorio e quindi col crescere anche del numero degli alunni è diventato sempre più necessario trovare nuovi spazi, nuovi laboratori, spazi di apprendimento che il Covid purtroppo ci aveva tolto. Da quest'anno una succursale ospita non solo delle sezioni, ma anche dei laboratori sempre più nuovi. Ci saranno anche delle novità, ma per questo lascerò la parola alla preside Maugeri. Sono molto felice di poter documentare quanto stiamo facendo nella scuola secondaria di primo grado Muratori di Vignola, in quanto abbiamo puntato la nostra didattica sulla valorizzazione dell'esperienza. Riteniamo che una didattica agita, che non sia soltanto un sapere teorico, possa diventare una vera e concreta chiave di interpretazione delle molteplicità e complessità del mondo reale in cui viviamo. Tutto ciò viene realizzato creando nei ragazzi un atteggiamento di benessere, partecipano direttamente alla costruzione della conoscenza. In più è stato anche dimostrato che i ragazzini beneficiari di questo tipo di didattica esperienziale raggiungono dei risultati maggiori all'interno delle prove invalsi che vengono somministrate, proprio perché viene puntato il concetto della complessità dei linguaggi che deve essere semplificata per arrivare a un nucleo di conoscenza direttamente individuato dal bambino. Nel concreto, oggi vedremo messe in pratica delle attività esperienziali nei nostri laboratori dedicati. Vedremo il laboratorio di scienze con un'osservazione al microscopio, un laboratorio di tecnologia e una lezione di musica nell'auditorium. E non finisce qui, perché ci muoveremo anche nella sede succursale, dove troveremo invece un atelier d'arte, un'altra aula di musica e un laboratorio di informatica. Tutto questo è in pillole quanto il prossimo anno, dove abbiamo organizzato una ridistribuzione del tempo didattico puntando proprio sui laboratori di competenza, verrà attuato in massima parte. Salve a tutti, io sono il prof. Esposito, insegno musica qui alla Scuola Media Muratori di Vignola e come potete vedere, insomma, qui di fronte a me c'è una classe con cui di solito facciamo musica d'insieme e di solito l'attività musicale, quella che comunque si svolge durante il mattino, prevede due momenti diversi: un momento pratico, come potete vedere, è un altro momento invece un po' più teorico, dedicato soprattutto alla parte dell'ascolto. Nel caso specifico, per esempio, noi stiamo studiando un pochettino il jazz e a proposito di questo stile stiamo anche provando a suonare uno dei tanti pezzi jazz in modo tale da comprenderne meglio la struttura,
la forma, il sound, e quindi insomma ecco, l'obiettivo è sempre quello di fare musica insieme, ma anche comprendendo il contesto storico, quindi unendo questi due aspetti, diciamo che la materia credo che sia un po' più accattivante, diciamo così, almeno questa è quella che è quello in cui credo. Sono la prof. Pumilia di tecnologia delle scuole Muratori, una dei quattro colleghi che svolgono questa disciplina. E disciplina a parte che prevede necessariamente il laboratorio sia in tutte le tipologie di attività che facciamo, dal disegno alla teoria al coding, che sarebbe il percorso poi di informatica nel loro percorso di studi, e più che dicevo la disciplina, cioè noi adottiamo le metodologie didattiche che ci portano a utilizzare molti strumenti digitali applicati proprio alla nostra didattica, vale a dire la parte teorica che può sembrare per far sì di motivare i ragazzi, di tenere alta la loro attenzione, io almeno utilizzo molto le strategie didattiche basate su video quiz, su video da vedere a casa e poi rielaborare insieme in classe, su materiale fornito a loro con una guida dove sono loro a costruire la conoscenza, vale a dire a cercare le informazioni che gli vengono richieste. E questo proprio perché bisogna sempre tenere attiva la loro attenzione, come dicevo prima. E nonostante ciò, comunque io faccio tanto lavorare tanto con le mani. È normale che si presta tantissimo il disegno nel percorso, che si parte dalla prima, come avete visto giù, con quell'esercitazione dedicata tematica per questo periodo che era il simbolo della pace, e via via poi in seconda e in terza è quello che facciamo, e lo facciamo in classe comunque in laboratorio. Sono Giuseppe Turone, il referente del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze. È un progetto che vede coinvolti alcuni studenti delle classi, due studenti per ogni classe, un consigliere e un viceconsigliere, i quali si riuniscono durante l'anno per portare avanti e farsi portavoce delle iniziative dei vari compagni. Quindi si tratta di un progetto che ha come scopo quello di promuovere la convivenza civile e democratica e di realizzare qualcosa appunto a favore della comunità scolastica, ma anche della comunità cittadina. La scuola Muratori dall'anno scolastico 2021-2022 ha una sede succursale posta nella piazzetta Evosoli, che comprende le sezioni dalla L alla N. Anche questa succursale è nata dalla necessità di dare più spazio e aule, ma soprattutto laboratori dove poter sviluppare apprendimenti per competenze, necessita di una sua specifica vocazione didattica. Dall'analisi dei bisogni che è stata rilevata, abbiamo individuato questa dimensione in quella STEM, per cui verrà proposto dal prossimo anno scolastico il laboratorio set scuola e territorio realizzato in cooperazione con Confindustria. Allora, io sono la nuova insegnante di arte, sono venuta in questa nuova struttura, quindi tutto nuovo per noi, molto entusiasti di incominciare questa nuova strada. Ci sembrava prima di cominciare con piccoli passi, e invece la cosa è stata entusiasmante da subito, sentendoci molto liberi di fare. Adesso stiamo cercando di fare sempre più cose per poter dare ai ragazzi più possibilità, più entusiasmo, più voglia di fare, perché poi anche insomma l'arte è una passione. Poi c'è il talento, non talento, non è un problema, ma io le dico, per esempio, quei primi, quelli che abbiamo chiamato Scarabocchi Zen, sono fatti senza righe, senza niente, sono partiti dal cuore dei ragazzi, e l'arte deve partire esattamente così. Abbiamo usato la passione.